Che odorino! Questo è il gombo, non è vero? Complimenti, sei un intenditore. Beh, le nostre pance hanno fatto il giro del mondo. Possiamo fare un assaggino? Ma certo, ragazzi. E poi ditemi se vi piace. Sì, e niente male. Ma è un po' poco speziato. Non sei d'accordo anche tu, Scoop? Col peperoncino dovrebbe migliorare. Questa limonata è ottima, Lena. Oh, grazie. Ascolta, da quanto tempo lavori? I ragazzi! Ragazzi, cosa non era quel peperoncino piccante? Erano peperoncini dell'isola Mezzaluna. Non esageravo quando vi ho detto che quelli erano i peperoncini più piccanti della Louisiana. Da come urlavate, pensavo che aveste visto un fantasma. Se lo vediamo, sarai il primo a saperlo. Ci scusi per il contrattempo, Madame Lenoir. Oh, ti prego, chiamami Simone. Vogliamo continuare il giro della casa? Certo, Madame... Simone! Fossi in voi, starei alla larga da quei peperoncini. Giusto. Ci dedicheremo alla zuppa di gombo. Se non ti dispiace, Lena. Assolutamente no. Sono felice che vi piaccia. Servitevi pure. Su, avanti. Ti sfido. Rojo, prima tu. Cosa? Sei diventato un coniglio, campione? Oh, cavoli, che strano. Un attimo fa andavo a fuoco e adesso sto congelando. Sì, freddo rane. Ho un'idea. Facciamo a metà di questo che è grosso, così ci scaldiamo. Magnifico, mai visto una biblioteca così fornita? Che c'è adesso? Ancora il peperoncino! Oh, scritte! Scritte? Ma quali scritte? Scritte di fa fantasma! Vedi, qui ci sono fa fantasmi veri! Andate via! Fantastico! Fred, dai, su, riprendila! Accidenti! Simone, puoi metterti di fianco a me, per favore? Bene, ci troviamo nella cucina di Madame Simone Lenoir, dove è avvenuto il nostro primo incontro con le presenze di spiriti sovrannaturali qui a Villa Mezzaluna. Di sicuro si sente ancora il gelo nell'aria. Taglia! Chi ha aperto quella finestra? Nessuno, Daphne, guarda! Attenti! Fantastico! Questa è roba grossa, ragazzi! Certo, grossa! Stanno già iniziando i fenomeni spiritici. Dopo il tramonto, gli spettri diventano più irrequieti. Il muro sembra consistente. Continua a girare, Fred. Potrebbe verificarsi un altro fenomeno spiritico. No. Freddy, sono qui. Sì, lo so, ma guarda Velma. Sta volando. Fenomeno di levitazione. In genere c'è un magnete o un filo nascosto da qualche parte. Qui non ci sono fili, Fred. Oh, guardate, un autentico caso di levitazione. Continua, va di bene in meglio, Fred. Per te, hai i piedi per terra. A qualcuno spiacerebbe tirarmi giù di qui. Pensiamo noi, vieni, Scooby. Bella presa, Scooby, grazie. Figurati.